Ci presentiamo, Matteo Negrin, Fondazione Piemonte Dal Vivo, partner diciamo storico della città di Casale sulla stagione teatrale, Davide Bracco, Film Commission Torino Piemonte, che è diciamo la fondazione gemella di Piemonte Dal Vivo, in quanto sono enti regionali che si occupano di promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo, Piemonte Dal Vivo, l'audiovisivo per Film Commission Torino Piemonte, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione CRT, ci siamo posti la domanda di come potevamo insieme mettere assieme un po' di economie e le competenze a nostra disposizione per poter promuovere attraverso dei cortometraggi o degli output audiovisivi le eccellenze del Piemonte, sia dal punto di vista cinematografico, sia dal punto di vista proprio di promozione del territorio in Italia e all'estero attraverso la creatività dei registi e degli artisti che si occupano di spettacolo dal vivo. E quindi è nato questo progetto che si chiama CHAC Piemonte che spettacolo, in cui abbiamo individuato 10 spazi rappresentativi del Piemonte, e uno è questo, 10 compagnie di artisti del performativo che vanno dalla danza al circo al teatro a forme ibride come in questo caso. Abbiamo selezionato tramite bando 10 migliori soggetti produttivi dell'audiovisivo e stiamo realizzando degli output audio-video, ma chiedo a Davide Bracco di essere più preciso, visto che non è il mio campo specifico, quello dell'audiovisivo, diciamo che vanno dal cortometraggio alla clip, che dovrebbero insomma raffigurare e la creatività locale e i beni architettonici, il patrimonio della regione. Grazie Matteo, sì, hai detto tu bene, nel senso che in questi 3 giorni di riprese sostanzialmente si riuniscono 2 mondi, il mondo appunto del performativo e una compagnia, una società di produzione cinematografica come Webidoc. Sostanzialmente questa unione è anche per promuovere lo spazio appunto del castello, ma diversamente da un documentario diretto, in questo caso qua è una promozione di un bene attraverso appunto l'unione di molteplici creatività. Che cosa questo lavoro darà vita? Darà vita a un cortometraggio di una durata credo intorno ai 10 minuti in primis, sì. Che sommato agli altri cortometraggi del progetto verrà presentato alla prossima edizione del Torino Film Festival di fine novembre, quindi dal momento che i progetti sono 10 abbiamo un film da 100 minuti, ma oltre a questi 10 minuti verrà realizzato anche un lavoro molto più breve, intorno ai 3 minuti, e un lavoro intorno al minuto, ovviamente con percorsi diversi, perché ovviamente il cortometraggio da 10 minuti ha la sala cinematografica, mentre invece il lavoro più breve ha una promozione attraverso il web, proprio perché in qualche modo il web impone la brevità. Per noi di Film Commission quindi in qualche modo vedete i due ambiti nostri, noi di Film Commission sosteniamo, cerchiamo di aiutare logisticamente il lavoro delle compagnie come Webidoc, mentre invece il lavoro di Piemonte Dal Vivo è più sul performativo, però abbiamo pensato che soprattutto in un momento come questo di ripartenza fosse utile e anche in futuro crediamo lo sarà unire le competenze, quindi unire le nostre, unire Piemonte Dal Vivo e cercare con l'unione, soprattutto di ambiti che hanno patito davvero questo periodo, questa iniziativa non fa solo promozione ma fa anche, speriamo, ripartenza. Credo che però sia utile cedere la parola agli artisti che potranno forse raccontare e magari poi farci vedere che cosa davvero hanno realizzato per il castello in questi 3 giorni. Cedo ovviamente la parola anche all'assessore Fracchia. Noi di Film Commission, così come il Piemonte Dal Vivo, abbiamo una collaborazione con il Comune di Casale, abbiamo un protocollo d'intesa firmato e Casale ha già visto un cortometraggio mesi fa e ma questo troveremo il modo di raccontarlo, un lungometraggio che probabilmente a fine anno verrà girato qua.
Non so se vuole dire no. Certo. Per ringraziare soprattutto Fincommission Piemonte dal Vivo di aver scelto Casale come una delle 10 location piemontesi, quindi per noi è un grande onore avervi ospitato qua. Mi rimangono impresse le parole del maestro Pupi Avati, che ha fatto i complimenti alla nostra Fincommission, probabilmente anche a Piemonte dal Vivo, in quanto diceva che sabato sera diceva che Fincommission piemontese, quella del Piemonte, è una delle più attive e una sicuramente delle migliori d'Italia, quindi cioè noi siamo qua in presenza di un ente di grande rilievo. È elegante da parte di Davide Bracco annuire, lo posso confermare io che non sono parte in causa. Niente, sono onorata di essere qua con loro e spero che veramente tutto questo lavoro che è stato fatto serva per aiutare soprattutto gli operatori del cinema, del teatro, che possono ripartire dopo questo fermo di un anno e mezzo, ci sia la possibilità per tutti di ripartire, di riprendere a lavorare meglio e di più di prima, perché secondo me c'è più voglia di cultura, più voglia di spettacolo, più voglia di cinema. Vedere la sala del cinema qua chiusa a Casale era veramente una tristezza, quindi adesso che è riaperta speriamo di poter ritornare e di vedere le nostre città piemontesi proiettate in queste sale. Buon lavoro a tutti. Grazie. A voi la parola. Non so se volete raccontarci prima voi, a voi. Ma io sono Andrea Parena, mi presento brevemente, rappresento insieme a Francesca Frigo Baby Doc Film. Francesca è anche la regista del corto che stiamo girando qui a Casale. Baby Doc Film è una società di produzione torinese che dal 2007 produce soprattutto documentari, molto spesso grazie anche al sostegno della Film Commission attraverso il Piemonte Doc Film Fund. Sono documentari che hanno partecipato a molti festival, a Venezia, al Festival di Locarno, al Torino Film Festival. Siamo stati attivi anche nella finzione, con Pietro, per esempio, un film di Daniele Gaglianone in concorso al Festival di Locarno. E adesso tra le altre cose, tra la finzione, i cortometraggi, i documentari, ci è sembrato molto interessante partecipare a questo bando che metteva insieme le arti performative, il territorio, che è un aspetto che a noi interessa sempre molto, e quindi abbiamo partecipato al bando a questo bando di Piemonte dal Vivo e di Film Commission. Per quanto riguarda lo specifico di questo progetto, io farei parlare Francesca. Sì, racconto due parole sull'idea che abbiamo avuto. Sicuramente questo bando ci ha lanciato una sfida creativa intrigante, partire da una location suggerita e affiancati a una compagnia di artisti che prima non si conoscevano, quindi bisognava mettere insieme due elementi insomma molto interessanti e trovare una chiave. Da una parte la danza verticale, dall'altra un castello, una fortezza. E durante i sopralluoghi siamo rimasti molto colpiti dalle segrete del castello, che ci permettevano di dare una forte impronta cinematografica alla narrazione. Abbiamo deciso quindi di spingere molto nella direzione di raccontare la parte più antica di questo posto e di giocare sulla prigionia e sul sogno e sulla liberazione attraverso l'arte. È così che abbiamo unito questi elementi, creando una storia di un sogno del prigioniero e facendo recitare i nostri due bravissimi ballerini artisti, creando una narrazione molto, molto cinematografica, e quindi Luca è diventato il nostro prigioniero e Erika, la donna misteriosa, forse un sogno, chissà, che dal fiume arriva a salvare il nostro eroe. Forse, attraverso anche una performance di danza verticale sulle pareti esterne del castello, bellissima, e tutti elementi che confezioneremo a breve nel nostro montaggio da 10 minuti, 3 minuti e un minuto più insomma, corto e emozionante. Io voglio ringraziare
Film Commission e Piemonte Dal Vivo per questa possibilità, i nostri artisti di danza verticale perché si sono prestati davvero a mettersi in gioco e a recitare, hanno dato tantissimo, tutti quelli che hanno collaborato con noi. Abbiamo un direttore della fotografia di Casale Monferrato, Simone Rivoire, che sta lavorando in questo momento alle mie spalle e che ci ha aiutato a alzare moltissimo il livello, insomma, il livello dell'astrazione e della forza dell'immagine, della narrazione visiva, che era un po' la sfida di questo progetto. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, siamo stancati molto e speriamo di divertire e far piacere anche a voi con questo prodotto che sarà presto pronto. Lascio la parola a Erika e Luca, i nostri danzatori. Io sono Erika Valentini, insieme a Luca Piccolantonio rappresento la compagnia di danza verticale Evoluzionaria. E con noi ci sono anche Andrea Lamberti e Linda Messer-Klinger che appunto fanno parte di questa compagnia che ha l'ambizione di mettere insieme una commistione di diverse arti su piani differenti, per cui quando ci è stato proposto questo progetto effettivamente l'abbiamo colto con grandissimo entusiasmo. Non abbiamo mai recitato prima effettivamente ed è stato proprio una bellissima prova, una bellissima sfida e anche un bellissimo gioco, devo dire. Per quanto riguarda appunto la regia, siamo stati veramente guidati magistralmente, ci siamo lasciati un po' appunto molto guidare ed è stato, per quanto mi riguarda, un'esperienza molto molto stimolante e, l'ho già detto, ma molto divertente. Siamo stati, personalmente, fortemente attratti da queste strutture, perché comunque ci piace molto esplorare le architetture, quindi è vero che quando siamo in verticale è tutto molto più semplice, però laddove si può giocare anche con delle pareti che celano qualche volta qualche un po' di mistero, un po' di difficoltà, qualcosa in più da andare a scoprire, noi ci divertiamo ancora di più, per cui è stata un'esperienza molto arricchente e quindi ringraziamo tantissimo Film Commission, Piemonte Dal Vivo e la nostra Baby Doc. Io direi, aggiungo soltanto un'ultima cosa sulla contaminazione, noi siamo lasciati contaminare nettamente da Baby Doc nella gestione dei piani, per noi portare sulla verticalità è il nostro lavoro in un certo senso, tutto quanto viene ribaltato, abbiamo riniziato a camminare sulla verticale, normalmente portiamo la struttura verticale verso il pubblico. Qua abbiamo dovuto appunto giocare e imparare di nuovo a camminare per assurdo su un piano orizzontale. Quindi ci siamo evoluti e ci siamo contaminati per l'ennesima volta, che è il nostro spirito, il nostro modus operandi su sempre. Ci contaminiamo. Grazie. Se posso solo aggiungere una cosa brevemente dalla produzione, un ringraziamento particolare al personale del Castello del Monferrato, coordinato da Nicola Bettin del Comune, che ci è venuto incontro in ogni nostra esigenza. Vorrei anche ringraziare gli amici del Po, che ci hanno permesso di effettuare delle bellissime riprese dalla barca. E quindi insomma abbiamo veramente raccontato dei luoghi meravigliosi con persone che ci hanno aiutato e sono state estremamente disponibili e accoglienti. Quindi una bellissima esperienza, davvero.